Lei in questo momento le posso chiedere dove si trova? Mi trovo in banchina insieme al direttore sanitario aziendale, dottore Noto, e il nostro direttore del poliambulatorio, dottore Bartolo, insieme a tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, la guardia di finanza, la capitaneria di Porto. Chiaramente c'è una grande presenza di tantissimi operatori che continuano con grande spirito di abnegazione nella ricerca dei dispersi. E in questo momento allora qual è la situazione che lei vede davanti ai suoi occhi? La situazione è che siamo in attesa che possa venire qualche altra motovedetta e possa portare, auguriamoci, delle persone vive che possano fare quello che è il nostro compito per fornire subito l'assistenza sanitaria. Abbiamo in atto tantissimi dirigenti medici, le ambulanze, tutto quello che occorre per poter dare la migliore assistenza sanitaria, e quindi ci auguriamo che possano sbarcare delle persone vive. Candela, vuole ripercorrere un attimo con noi che cosa è accaduto? Vuole ricostruire che cosa è successo questa mattina a Lampedusa? Sì, devo dire che stamattina è l'epilogo di una nottata insonne che abbiamo trascorso insieme ai miei operatori sanitari, ai miei uomini, perché stanotte a mezzanotte sono sbarcati 463 siriani. Quindi questo sbarco così considerevole ci ha visto impegnati in questa massiccia operazione di assistenza sanitaria. Non pensavamo che il giorno fosse peggiore rispetto alla notte. E invece purtroppo lo è stato. Invece purtroppo lo è stato. È arrivata una segnalazione da parte della prefettura della presenza di 500 persone all'interno di questa imbarcazione che a mezzo miglio dall'isola dei Conigli si è capovolta, e quindi di conseguenza tutte queste persone sono finite in mare, quindi sono morte tutte per decamento.